È il 1834 quando Tommaso Grossi scrive Marco Visconti, un romanzo storico destinato ad avere grande fama in quegli anni, grazie anche all'appoggio del suo intimo amico Alessandro Manzoni. 30 anni dopo, nel 1864, Pietro Bernasconi traduce in scultura la protagonista femminile di quella storia, Bice del Balzo. Questa giovane donna accentra le attenzioni di tutti i personaggi maschili. È il sogno d'amore di servitori e nobili, fra cui il più appassionato è Marco Visconti. Proprio Marco Visconti, accecato dal sentimento, tenta di impedire il matrimonio dell'amata con un altro uomo. Così Bice viene rinchiusa con la sua servetta nella tetra torre di un castello, dove per disperazione si toglie la vita. Con la morte fisica di Bice non solo si chiude il romanzo, ma soprattutto muore per tutti i personaggi ogni speranza d'amore. Il dramma di questo evento, il più carico di significati ed emozioni, ha ispirato molti artisti che si sono cimentati nel rendere pittoricamente il dolore del suicidio e la sconfitta dell'amore. Pietro Bernasconi, invece, riprende Bice viva, così come descritta nel 26° capitolo del romanzo, che racconta del momento in cui la ragazza viene rapita dalle parole della rondinella pellegrina, la canzone che allieta la sua prigionia. Stettero per un istante ambedue in silenzio, quando ecco che si sente il suono di un liuto. Bice si mette un dito sulla bocca, tende l'orecchio e sta in ascolto. Quell'aria malinconica non le è nuova. Viene al veroncello per poter cogliere meglio ogni nota. Poi dice sottovoce la servetta: «È il preludio della rondinella, ma sta!» che incomincia la canzone. Bernasconi vuole scolpire il suono, vuole scolpire la melodia di quelle note, e così ritrae Bice nel preciso atto dell'ascolto. L'incipit della rondinella pellegrina, poi, inciso sulla base della statua, rende la canzone il vero soggetto dell'opera. Perché lo scultore decide di rendere tributo proprio a questa canzone? Nel 1834 la rondinella pellegrina è solo un testo in un libro. A partire dal 1854, invece, le parole vengono musicate all'interno di varie trasposizioni teatrali del romanzo. Ma è solo nel 1856 che Carlotta Ferrari, una raffinatissima musicista, decide di comporre una melodia appositamente per la rondinella pellegrina, accentuandone le tematiche della malinconia e della reclusione. Era il 1848, infatti, quando per 5 gloriose giornate i milanesi si opposero al governo austriaco, barricando strade, imbracciando armi, insorgendo e manifestando. A quegli scompigli, dalle finestre del conservatorio, assiste proprio Carlotta Ferrari. A 8 anni di distanza da quei fatti, nel 1856, Carlotta musica la rondinella pellegrina, in ricordo della condizione di temporanea clausura dovuta ai moti insurrezionali. Eseguita e apprezzata nei teatri milanesi, la rondinella trova eco nei canti che ne fanno i cittadini per le strade, un eco che si espande oltre Alpe, fino a quelle fortezze dove gli austriaci relegavano i loro prigionieri politici e dove questi, per confortarsi, intonavano quella canzone di malinconia e di speranza che è la rondinella pellegrina. In quegli stessi anni, Bernasconi collabora con lo scultore Vincenzo Vela, notissimo per il suo impegno politico. In Gamma si conserva una copia tarda di una sua famosa scultura, Flora, che, esposta nel 1861, simboleggiava la primavera della novella Italia. Nel 1868, ancora in pieno clima risorgimentale, con la velata rappresentazione scultorea della rondinella pellegrina, Bernasconi rende omaggio a coloro che sono morti prigionieri, ma che il canto ha reso liberi.